Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme. Salve. Loro si sfidano, a casa si impara le ricette. E qua c'è la mia amata giuria, Fiammetta Fadda, giornalista enogastronomica, impeccabile nelle sue critiche. Riccardo Rossi, meno impeccabile, ma ecco, più verace. Grazie. Chiara Masci, la mia food blogger del futuro. Web, tastiera e si impara due ricette al volo. E chi c'ho qua oggi? Adelaide, romana, soprannominata la zia. Poi ci spiega perché, ok? E Roberto, lui è nato a Caracas e poi ha detto vado a stare a Roma. Sì, non te rimanevo lì, però ci andrei adesso. Dopo ci spiegherete cosa fate nella vita, cosa fate in cucina, cosa ci fate mangiare, ma prima vediamo chi è più bravo in una prova che non vi darà punti, però vi permette a chi vince di scegliere poi per la prossima gara cosa cucinare. È una cosa semplice, che di solito tutti dovrebbero saper fare, ma non sempre viene bene, impazzisce. La maionese. Prova di manualità. Ottima con le patatine fritte e sul pesce bollito. È buona con tutto. La maionese. Non dovete farla impazzire, anzi dovete farla montare e avete 3 minuti di tempo per farci vedere quanto siete bravi a montare una bella maionese per i nostri giudici. Pronti? Via! Io adoro la maionese. Te lo dico subito. Chi l'ha fatta, Simone, tu? Ma col dito? Come... con la forchetta, con quello che vuoi. Io vi lascio la... Ah, ognuno ha tecniche diverse, mixer. Visto? Fiammetta? Qua si va di mixer. Non più di frustina. Io vi posso dare un consiglio. Fare la maionese è piuttosto semplice come ingredienti. C'è il tuorlo d'uovo, c'è una parte acida che può essere limone o aceto. Se si usa l'aceto è meglio metterlo caldo. E poi un olio normalmente di semi versato a filo, molto molto lentamente, sempre sbattendo. Due piccole variazioni e segreti. Una punta di senape dolce messa all'inizio con il succo di limone prima del tuorlo aiuta molto. E soprattutto, se volete renderla poi stabile e usate l'aceto a caldo, scioglieteci un po' di lecitina di soia all'interno. Ve la farà rimanere molto più stabile ed essendo un emulsionante aiuta a montare. Allora, ti vedo concentratissimo, cioè proprio... Sto cercando di non farla impazzire. Cosa hai messo? Limone? Ho messo una goccina di limone, poi l'uovo intero, perché inserendo il bianco dell'uovo la maionese risulta... Si stabilizza. Stabilizza e diventa anche più leggera. Il tutto... E poi? Basta? E basta. Olio. L'olio dov'è? Lì. Non lo metti? L'ho già messo prima. L'hai messo tutto insieme? L'ho versato piano piano. Ah, qua abbiamo fatto invece... Sempre un uovo, l'olio a filo e un cucchiaino di aceto e 2 di limone, poco sale. Bene. Mi vedo borbottare. Sì, perché mi ricordavo la tua regola, carina, che hai detto che il mini pimer va sempre usato a scatti, se no si scaldano quando le lame. Quando si usa le... Quindi adesso la maionese è calda, a 80 gradi circa. No, quando si usano le erbe verdi che si ossidano, tipo i pesti, queste cose. Con la maionese non succede. La maionese è... Non si possono aiutare troppo, però se fai quel movimento e lo fai in superficie, incorpora meglio l'aria. Ah, ho capito. Io uso la frusta. Certo. E lo verso a filo. Ma quello così tun 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 di nonno è quel putibù? No. Ma è più semplice, si sporca meno, si dura meno fatica. Di solito si sbatte. Allora, dovete anche poi impiattarla e metterla qua. Avete circa 30 secondi di tempo. Hai un ritmo regolarissimo, un picchettio. Vero? Fastidiosissimo. Ma? No, no. 10 secondi. No. Devi impiattarla anche, eh? Fra 5 secondi. Qua ci siamo quasi. Stop, stop, impiattare al volo. Dai, quella che c'è, c'è. Tanto non è la quantità che conta. Non è... Poi ti dico secondo me.
Allora, togliamo di mezzo quella fatta prima, Adelaide e Roberto. Vabbè, mi sembra il giudizio piuttosto veloce. Vince faccio Roberto. Il giro. Siamo d'accordo? Mi sembra aver capito che Adelaide ha fatto la maionese molto più bella, più montata di quella di Roberto, ma è solo l'inizio per poter scegliere. Un applauso, glielo facciamo o no? Adelaide, puoi scegliere tu, vellutata o fiori di zucca? Vellutata. Sicura? Cioè proprio... Sì, vellutata. Bene, è la vellutata l'ingrediente della prova di abilità. Davanti non avete niente perché il tema è la vellutata si può fare di qualsiasi cosa, quindi dentro la dispensa trovate tutti gli ingredienti per elaborare la vostra vellutata, per stupire la nostra giuria. Avete 30 secondi di tempo per entrare e uscire con tutto quello che vi serve. Poi vi ricordo che avete il campanello, mettiamo che dopo vi siete scordati qualcosa, volete arricchire, 30 secondi di nuovo per entrare in dispensa, oppure se siete stati bravi e vi siete ricordati di tutto, vi posso dare una mano io. Ok? Pensate, 30 secondi, via! Via, via. Tutto prendete, dall'aglio all'olio, tutto. Allora, la vellutata si può fare di qualsiasi cosa, che siano verdure, che siano frutta, che siano addirittura di carne o di pesce. Però la base è questa, ci vuole un qualcosa che leghi il tutto. Quindi, fondo di cottura, che sia cipolla o che siano sedano, crota e cipolla, fatelo stufare molto dolcemente. Poi mettete l'ingrediente principale e aggiungete sempre un pochino di patata, pasta gialla, pelata, tagliata finissima. Quella rilascia l'amido e quando poi alla fine si frulla il tutto, lascia tutto cremoso. Stop al tempo! Allora, che sono queste? Mele cotte? Mele cotte. Mandorle. Formaggio, panna. Guarda come ti guardano loro. Ah, qui siamo più parmigiani, emiliani, così. Zucca, sì. Marette. 10 minuti da adesso, via! E io vi guardo, vi spio. Allora, intanto cominciamo a mettere... Dimmi. Dell'olio. Allora, guarda, io sono per questo, sì. Guarda. Lo faccio tutti e due perché... Perfetto. Oh, vai. Perfetto. Prendiamo la cipolla. Lì, sei d'accordo? Sì, buttali. Mi metto qua. Bene, ditemi cosa fate. Allora adesso, Adelaide, partiamo dalle donne. Adesso semplicemente soffriggerò poco aglio che poi toglieremo per insaporire un Parli po'. Come già come gli chef. Toglieremo, faremo una velutata. Plurale maiestatis. Plurale maiestatis, sì, perché c'ha la brigata dietro. Certo, sì. Solo un po' di aglio che poi toglierò. E per insaporire un po' l'olio, dove metterò le patate schiacciate con la zucca che è cotta. Già bollite le patate? Sì. La zucca. Noi in dispensa abbiamo di tutto. Perché deve provare a entrare 5 minuti in dispensa? Ma io se entro 5 minuti là dentro non rimane più niente. Allora, scusa se ti ho interrotto. Prego. Patata, aglio, olio all'aglio, patata, sì. Che farà la base. Poi la zucca, no? L'ingrediente principale. Poi frulleremo il tutto, ci aiuteremo con il mini beamer e aggiungeremo... Sempre in due. No, no. Non importa l'aiuto, ti aiuti il campanello. No, no. E poi amaretti quando? Amaretti a guarnizione con un po' di parmigiano, una granella sopra per dare insomma un po' di sapore. Va bene, ciao zia, torno dopo. Poi mi dici perché zia, eh? A Milano ci si chiama zia, è un modo di dire. Ciao zia. Ma lei c'è un perché. Che come ti chiamano? Caracheño? Sì, anche, dipende. Caracas, ma Caracas. Io voglio bene, io sto bene a Roma, una città sì. Stupenda, ma perché sei venuto via? Cioè sei nato non è una mia perché? Scelta, è stata una scelta dei miei genitori, io comunque mi sono ritrovata a Roma, non ho scelto. Ma sei legato là o è stato... No, è stata comunque una loro, diciamo, parentesi giovanile, quindi io poi comunque mi sono ritrovato a Roma, ma praticamente non per mia scelta, quindi loro hanno deciso di venire a Roma, io comunque li ho seguiti. E a Roma lavori in un negozio di? A Roma lavoro in un negozio di calzature. Ah! Quindi... Diventiamo amici adesso, vero? Io ho un 44 e mezzo sì, circa. Però è un negozio di calzature da donna, quindi di solito magari... Chiara, fiammetta! Potevamo comunque... Questa battuta, cioè, è vero, però...
Ha guardato Chiara e Fiammetta, ha fatto: io ho un negozio di calzature, ecco, da donne. Di solito, il voto è da 1 a 5. Di solito dicevi che diventavamo amici, però di solito poi quando comunque i clienti vengono, i mariti comprano per le mogli, diciamo che l'amicizia un po' va un po' a scomparire. Ma io sono come te, felicemente single. Okay. E quindi le scarpe da donna non le compro. Allora io vi lascio lavorare un po'. Proprio mi devi dire cosa fai. Sì, allora adesso sto... Carote, cipolla, occhio alla cipolla, sì. E mela cotta. Ok, perfetto. E poi? Poi aggiungiamo la mela cotta. Aspettiamo un attimo, lascio raffreddare. Questa cos'è? Panna, ma è diversa. Quella è panna di soia. Panna di soia. E le mandorle? Un po' più leggere. Le mandorle servono praticamente per dare una, diciamo, un sapore dolciastro e per... diciamo alleggerire un po'. Però adesso detto così è un po' difficile, quindi bisogna un attimino assaggiare. La preparazione è abbastanza... Riccardo, assaggio di questa mandorla, ora vengo da voi, finisco la mia ricetta. Detti questi due trucchetti, prendiamo per esempio dei broccoli. Uno spicchio d'aglio si fa rosolare con dell'olio, si toglie e si mette uno scalogno tritato a stufare nello stesso olio, si bagna con dell'acqua, quando è trasparente si tuffano dentro le cimette dei broccoli. Meglio se prima sbollentate e raffreddate in acqua fredda, così rimangono belle verdi. Pizzico di peperoncino, brodo vegetale di quello buono, un po' di patata a fettine pelata. Si fa cuocere il tutto per un quarto d'ora e si frulla. Con il mini primer si cerca di stare in superficie, così fa le bolle, e quella è un'ottima base, che ne so, per dei gamberi scottati e serviti sopra. Oh, li ho trascurato un po'. La fiammetta, oggi inverto il giro. Vuoi chiedermi delle cose sulla vellutata? No. No, voglio sapere, siccome è un po'... di solito è servito come un entrée nel periodo invernale, anche un po' francese, questi magari un po' più pannose, così. È un piatto un po' chic per te? O è un piatto povero? No, povero no. È un piatto molto ingannevole, perché tu ti immagini che la vellutata sia una cosa leggera, no? Sono delle verdure passate, frullato, quello che... Invece di solito, almeno nella cucina, anzi quella elegante, proprio era una carica di panna micidiale. Per cui adesso, da quando c'è la nuova cucina, che ormai è una cosa vecchia, però invece tutte queste le vellutate sono diventate un piatto delizioso, secondo me. L'importante è tenerle su di sapore, che non siano tipo ospedale, capito? Se no è clinica. Ok. Ti posso dire, Riccardo, che se non la ci beve crederai, che io l'ho fatta. Una vellutata a casa. Sono in grado di dare anche una ricetta. Cioè, tu hai un mini primer? Sì, quello detto, quello col coso, pure col coso in acciaio finale, quello professional. Proprio... quello che lo sciacqui così. Sotto l'acqua. Quello tutto sta vellutato. Rubinetto. Quello è. Dacci la ricetta. Allora, attenzione, ho preso delle zucchine che ho fatto prima al vapore in questa pentola molto bella di Massimo Morozzi. Facciamo pubblicità. Dico il designer. Mandiamo gli altri due padelline a casa così. Esatto, poi ho fatto delle così. Poi. Vuol dire anche la marca del coltello, del mini pimer. Coltello Zwilling. Poi così. E poi dopo averla fatto in questo coccio ore, no, poco, se no dopo ti bruciano, gli ho dato queste cucchiaiate di gorgonzola mascarponato, tutte come le diceva, pecan, alleggerire. Olio, parmigiano, pecorino, pepper, che dall'alto, e tutti hanno urlato per un anno. Seratona! Con bicchieri, vino bianco, gelato secco. Uno? Ci voleva una damigiana. Sì. Questa sul blog non ci va e siamo d'accordo. Questa sul blog non ci va. Dammi una un po' più leggera. No, sai cosa? Che sul blog la vellutata è la ricetta delle mamme. Perché è l'unico modo per far mangiare la verdura ai bambini. Esatto. Quindi la vellutata, cioè ad esempio la zuppa di Shrek, che è proprio la vellutata di zucchine. Vedi? Come diceva lui, che è il modo per... C'era un famoso cartone animato, sì, quello col topo nel cappello, che quando è uscito... E a me, sì, arrivava l'email per far fare la zuppa famosa che fa lui ai bambini e volevano la ricetta. Mi sono dovuto guardare il cartone animato e inventarmi la ricetta. Siamo addirittura d'arrivo. Quindi vi ricordo che in tutto il tempo che avete a disposizione, ovvero i 10 minuti, e ne mancano circa 3, dovete anche impiattare. Vedo la zia qua che ha preso già il piattino. Ma perché zia? Perché è un soprannome che mi hanno dato i motociclisti. I motociclisti. Sì, perché sono una motociclista
E... Che moto? Ma enduro? Moto, diciamo, una moto stradale. E vai a fare le pieghe. Esatto, io ho avuto questo soprannome. E per questo ti chiamano zia, perché? Che vai perché piano. In realtà tutti i ragazzi con cui ho cominciato ad andare in moto più di 10 anni fa erano tutti ancora studenti, io invece già lavoravo. Ma ci andavi in moto in che senso? Quindi... Dietro, bracciata, No, io guidavo, non facevo lo zaino. Okay. Ah, lo zaino. Quello dietro è già lo zaino. Ho capito. E quindi ecco. Sei fidanzata? Sì, convivo. Vado da Riccardo allora. Mela cotta, carota, cipolla, panna di soia e il curry. E il formaggio. Allora, potete cominciare a impiattare, cioè anche a metterlo lì. Avete 1 minuto e 20, me lo mettete qua sull'alzata. Riccardo non ha detto niente del discorso della mela. Vedi, ora ti serviva il... Forse perché non me ne sono accorto. Il bricchetto. Ti ispira? Mela cotta? La mangiavi la mela cotta? Mazza, buonissima. Guarda che c'è la carta quasi. Ah, no, era voluto? Sì. Sì. Eccolo, tipo... Foglie. Molto minimal. Prego. Impiattiamo? Ah, tu fai addirittura tre porzioni. Ci siamo. Stop! Guarda, posso? No. Sì. Sì. Lì c'è, dai, su. 48. In moto sei più veloce. Dai, mettila su. La parte croccante. Va bene. Grazie. Non importa, sarai, dai, penalizzata su. Da sto scherzando. Allora. Allora. Siete pronti? Cucchiaio alla mano. Si può arrivare? No, ancora. Allora. No! Sì. Allora, tritiamo la cipolla. Ci siamo? Sei sicura? Hai finito? Allora, Adelaide ha fatto una vellutata di zucca e amaretti. Ognuno la sua, così non litigate. È caldissima. È rovente, quindi. È caldissima e inganna anche, ingannevole, stavo dicendo, perché quando la vedi non sembra una vellutata di zucca. Cioè, se non me l'avessi detto tu non l'avrei capito, se devo essere sincera. Ma perché... nemmeno assaggiandola? No, ti giuro, si sente molto l'amaretto, si sente tantissimo l'amaretto, non si sente la zucca. Ma non l'hai assaggiata bene? Sì, Sofia. L'ho assaggiata. No, l'ho assaggiata. Sofia. Ma non è caldissima. Una di senape? Non si di sente senape? La zucca. No. Non si sente la zucca. Vabbè, io ti lascio... Si sente la patata? Che c'è effettivamente, ma non la zucca. Era una vellutata di patate, ho sbagliato io, dai, diciamo. Tocca così. Inganna. Allora, aspetta, sto facendo l'ira di Dio pure. È calda. È vero, non si sente la zucca, ma il crostino è da paura, è buonissimo. va detto. Vai. Sento un odore di arrosto, non so sì, se è la lingua. Bravo, sì. No, è la lingua. Fiammetta, non ti bruciare il palato, che è una cosa preziosa, per me. Soffia, Fiammetta, soffia, è terribile. È caldo. Se era freddo, era freddo. E vabbè, questa è... Caldo, vabbè, caldo. Vedi, questa volta ha esagerato con l'amaretto. Invece è carino il fatto che l'abbia addensato con la patata e non con la panna. C'era anche un io po' di sento panna, un pochino di panna c'è. Questi piatti sono rinascimentali sul dolce, no? Sono molto difficili da combinare col nostro palato. A me personalmente piace molto, e questo lo dico per me, quando c'è dentro un po' di zenzero. Tira su la zucca moltissimo e rinfresca. Aggiungiamo zenzero, segna, prossima volta. Ah, ho capito perché bruciava. Sì. Sì. Allora, questo invece è una vellutata di mela cotta, carote, cipolla e panna di soia, profumata al curry con le mandorle. Scotta. Di Roberto. Voglio specificare che l'effetto non liquido è voluto, perché comunque deve avere, diciamo, i sapori. Hai fatto bravo bene a specificarlo. Si sentono meglio. Perché da se vederla un po' d'olio sembra fuori, una vellutata. È colpa mia, perché io ho stappato l'olio. Va bene, però la percezione che si ha non è quella di una vellutata, non solo alla vista, anche al gusto. Sembra una salsa di accompagnamento.
per una portata, magari per un secondo piatto. È sicuramente saporita, ottimo l'elemento croccante, però non è una vellutata. Certo, dopo una sentenza come questa, io che posso dire? Ognuno deve pensare al proprio boccone. Sì. È molto buona. Un po' insipida, direbbe che a metà parte. Se te mangi quella con gorgonzola a fiume. Vabbè, ma lì mi sono scottato. È anche un po' sciapa, diciamo, io potrei dire sciapa. Mm. Però è molto buona, tanto che pensa, la riprendo. È buon segno, Roberto. Fiammetta. Posso dire che l'aspetto è sconfortante. Io la adoro, ovviamente, perché assaggia, fa un sospiro e poi ti fulmina con una parola. Sì. O ti premia con una parola. Perché viene in mente un'altra parola che noi non oseremmo dire, ma lei quando dice sconfortante abbiamo capito. Però tutto. L'aspetto, ha detto, il gusto. È un piatto vegano, molto, molto casto. Molto casto. Manca di temperamento. Pur essendo vegano, avrei messo del peperoncino per tirarlo su, del pepe. Tu hai messo del curry. Perché? Del curry, giusto, giusto, ancora di più. Del curry. Ce l'ha messo il curry? Si sente. È da perfezionare. Ci voleva un tacco 12 su questo piatto per renderlo più aggressivo. Adesso ditemelo a voti, da 1 a 5 la vellutata alla zucca e amaretti di Adelaide. Che bel nome. Nome molto bello. Molto bello. Bene. E adesso la vellutata di mele, carote e curry di Roberto. Io devo dire però una cosa, devo aggiungere adesso al voto, che arriva una nota in tangenziale sfrecciante senza rispettare lo stop di cipolla, e quindi io metto purtroppo questo voto, anche se mi era piaciuto di più. Sentito? Ah, però la botta per 7-3 vince Adelaide la prima gara. Un applauso, brava, 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 brava zia. Non è successo niente? Bene. Ci si rifà subito, ok? Sì. Pensaci, riprenditi e caricati. Noi andiamo in pubblicità, poco poco, qui a Cuochi in Fiamme, vi aspetto. Siamo tornati in studio a Cuochi in Fiamme. Allora, 7-3 per Adelaide, ok? È piaciuta più la vellutata di zucca? E ora potrai scegliere fra tonno in scatola o scarola. Tonno in scatola. Bene, allora il tonno in scatola, l'ingrediente è la prova di creatività. Bene, il semplice, comune e sempre nel primo cassetto tonno in scatola. Avete ancora 30 secondi di tempo per entrare dentro, prendere tutto quello che può renderlo ricettabile, uscire e mettervi ai fornelli. Pronti? 30 secondi, via! Se non prendete i capperi vi sparo! Allora, qua abbiamo olive classico e asparago. Mm. Qua abbiamo patata e panna. Ancora. Ho capito. Panna, forse buono, champignon. Forse l'ho presa per errore. Cos'è questa? Acqua di colonia? Sì. Mascarpone. Qua abbiamo patata bollita, prezzemolo, limone, brie. No, camembert. Camembert. Ah, ecco. Stop, allora va bene. Via, fuori. Madonna. Niente, nessuno ha preso. Allora, olio al tartufo nero. Limone, formaggio, patata, asparagi. Ceci, mi piacciono. Champignon, prezzemolo. Vabbè, ma questo è mascarpone? Sì. Avete 10 minuti per rendere quel tonno una bella ricetta. Pronti? Via. Allora, zia, dimmi, che fai? Faccio una... Faccio. Mentre fai, mi racconti. Faccio una svizzera di tonno. Una svizzera di tonno? Ma quadrata. Una sorta di hamburger? Sì, quadrata. Perché quadrata, è una svizzera... In quanto svizzera. Molto svizzera. Mi traduci. Sì.
Ma anche mia mamma la chiama Svizzera. E poi ci metto vicino una crema di funghi. Vai. Che ci fai col mascarpone? Mi serve un po' per tenere insieme la Svizzera. Il mascarpone? Bene. Allora, prepariamo un composto con il tonno. Allora, il posso? È una cosa che io... Liberiamo un po'. Oh, il tagliere ci lavorate sopra. E qua. Liberiamo. Oh. Quindi prepariamo questa composta con il tonno, delle patate. Bollite. Patate bollite. Poi cioè, le schiacci. Le schiacciamo, sì. Poi una manciata di parmigiano. Prepariamo questo composto con poi aggiungiamo dell'olio e del sale, prezzemolo, quello il zucco. Lo uso per decorare, il limone viene usato dimmi un po', per decorare. E il formaggio? Il formaggio lo usiamo invece per gli asparagi che stiamo finendo di sbollentare. E li serve con l'olio il tartufo. Bravissimo. È anche una cucina un po' da cuccamento? Sai, conquistato un po' un cucino? Sì, diciamo di sì. Perché tu cucini un po' macrobiotico? Sì, io sono un amante del macrobiotico. Anch'io. Ho fatto per 2 anni. Tofu, seitan, proteine vegetali, sì. Tempè. Trovo che siano... Riccardo adora il tempè. Sì, io continuo a mangiare tempè a pranzo tempè, a cena. Seitan. Seitan, sì. Fa impazzire. Io se non faccio colazione col seitan non comincio la colazione giornata. Colazione col seitan? La vedo impegnativa. Beh, allora, col tonno si possono fare 1000 cose, dalla pasta, eccetera. Però una cosa carina, veramente veloce, possono essere delle crocchette. Quindi prendetevi del pane, del latte, del tonno in scatola, capperi, prezzemolo, scorza di limone, qualche acciughina, delle uova e del pane pancarré, pane in cassetta, olio di semi per friggere. Poi vi do la ricetta. Bene, qui vado diretto da Chiara, sì. Perché il tonno è sì. La classica cosa che in scatola, tutti. Che hanno tutti. Io la cosa che consiglio sempre è un po' simile alla tua, nel senso che io consiglio di fare le polpette di tonno con la ricotta, tonno e ricotta e capperi, è simile alla crocchetta, tua un po' meno elaborata e molto veloce. Perché invece Riccardo Simone, arriva a casa e com'è che fai... Così, io ti devo dire che al tonno è legato un ricordo della memoria olfattiva di quando ero piccino, in quei primi anni 60 a Ostia, la vecchia Pineta, mia madre arrivavamo nella cabina al mare per l'appunto ed era il momento dell'ora di pranzo, c'era questo tramezzino fatto col pane in cassetta, il tonno, il pomodoro, un po' di maionese, queste zaffate di salsedine del Maltirreno, in tempesta, i cavalloni, attento, non fare i bagni, e io mangiavo questo tramezzino, era se una ci mettevi cosa anche un po' d'uovo sodo, il bagno lo facevi. Esatto, dopo nel pomeriggio. Fiammetta in casa, secondo me, ha il tonno in scatola soltanto quello sotto vetro a filetti. Non mi piace la ventresca, perché la trovo un po' troppo grassa. Mi piace il tarantello, che è la parte di sopra che è molto rossa. E non lo amo molto elaborato. Mi piace di altissima qualità e così com'è, con pochissimo. A me piace con la cipolla cruda sopra. Oh. Se sono da sola a casa, sì, da sola quel giorno certo. Lì e anche altri 2 o 3. Allora, diciamo una cosa. Allora, sì. Scusate, apriamo una parente, perché qua si tratta di capire qual è il piatto della persona maschile da sola a casa, la sera, la domenica. Allora, ti prendi questo barattolo di fagioli, lo li sciacqui togliendo quell'acquaccio. Ci metti l'acqua calda per sentirti meno solo e scaldarli un pochino. Poi prendi quel tonno sgocciolato, butti tutto, butti il tonno. Ci metti questa cipolla così, tanto sono da solo perché ti viene da piangere. Pepe. Poi ci prendi 4 lattine di birra gelata, te lo mangi da solo e dopo ti spari. Questo è il fatto. E questo è il piatto, l'abbiamo detto. Allora, torniamo in cucina. Fai, sei rilassatissimo lui. Mi sto rilassando, sto preparando il colpo di lassati poco perché hai... anche sì. Cosa ti manca? Tempo. 2 minuti. Sì, ho finito. Devo soltanto prendere gli asparagi. Ah, già sto impiattando. Bene. Eri in ansia per girarlo, Sì. Hai visto? Allora, quello è il composto con i ceci interi, ceci il mascarpone. Un po' spaccare, un po'. La patata. No, la patata. No. Ceci, mascarpone, dimmelo te. Ceci, mascarpone e tonno, schiacciato con la forchetta in modo che resti un po' grossolano e poi
messo in padella antiaderente. Ma lo fai questo a caso o è per oggi inventata così? Per oggi. È bello, c'è fantasia. Allora, piatto preferito dal tuo fidanzato? La pasta ripiena di qualunque tipo, in qualunque... Devo andare a casa di Rossi, che giorno mangi la pasta ripiena? Mai. Mai. La patata, non ho capito dove la metti. Non l'ho messa, in realtà l'ho acciuffata nella fritta. Ah, te era lì così. Questa è la vellutata di funghi. Sì, una crema. Giudici, posso assaggiare una volta anch'io? Ma sì, prima dai. Ancora de... Posso? Prego. Me la sentite? Ti serve sempre? No, no, finì. Chiara, fiammetta, non è che... No, va bene. Ah, è calda. Mm. Non deve esprimere. No, non deve esprimere, ha detto è calda. Io non dico niente. Allora, qua finiamo con l'olio al tartufo, un po' il classico sull'asparago. Io ti lascio impiattare. Allora, mi raccomando, decorazioni, sapore, tutto. Dicevamo della crocchetta. È semplicissimo, un bel mix. Mettete il tonno sgocciolato, il pane ammollato nel latte e strizzato, un bianco d'uovo, i capperi, l'acciughetta, la scorza di limone e a piacere anche delle erbette. Frullate il tutto, dovete ottenere un composto lavorabile, quindi se risultasse troppo morbido aggiungete un pochino di pan carré sbriciolato o pan grattato. Fate delle crocchette con le mani bagnate, in modo che non vi si appiccicano e vengano belle tonde, e poi le passate nell'uovo e nel pane, in cassetta, passato al mixer, così non sarà asciutto fuori. Le friggete in olio di semi, diventano tutte croccanti e dorate fuori, e dentro rimangono molto molto soffici, e tutti i profumi e la serenità del cappero vengono fuori, e sono molto più buone di quello che fa Rossi. Dovete impiattare qua. Ah, allora... Ma la Svizzera... Siamo un po' sbragata. Sì, si è allargato con i confini, ha conquistato il resto. È un po' austro-ungarica. Qua ci siamo, il tempo sta scadendo, 10 secondi. Basta. Prego. Fine, stop. Vi vedo molto, molto, molto concentrati e anche affamati, quindi vengo da voi. Adelaide ha fatto... Una Svizzera rivisitandola, bella, confini un po' diversi, con una vellutata di champignon. C'è anche qui il tartufo. Mazza. Ah. No, è il... arriva da lì. Quindi lì proprio una lacrima. Scotta? No, non scotta, però... Allora, dalla presentazione... Ti avrei detto molto bello perché sembra quasi una scaloppa, sembra, sì, una scaloppa di tonno. In realtà a mangiarlo è un po', lega un po' in bocca, nel senso che manca un elemento fluido, manca qualcosa di... Ma l'hai provata con la salsina? L'ho presa dietro. La salsina, però non è abbastanza, secondo me, fluida e liquida per... È molto concentrato questo, è molto... Ok, io vado da Riccardo. Pensavo che il mascarpone... è... fosse quello che in cottura, allentandosi un po'. Invece non si asciuga. No. Molto. Beh. Cioè, tu dici sto pacciosa. Mi fido di voi. Oh. Si sente molto il cecio. Ti ricorda anche questo quando eri piccolo dietro la lavagna, non la cabina? No, devo dire però che è gustoso, devo dirti. A Riccardo piace. Invece di aprire la scatola e basta, ora c'è un'idea nuova. La cioè, schiaccio pure i ceci in mezzo alla cocca. Io non l'avrei fatta così grande, perché questa qui è meglio di una dimensione un po' più... un po' ridotta, perché ha un aspetto non proprio invitante. È buono però. Il sapore non male. Il sapore non male. Un pochino pastoso, però anche questa... salsina a base di funghi. Bene. Non è affatto male. Tocca a Roberto. Roberto ha fatto... Ha data la crocca sotto, eh? Sì, perché sì, durante il passaggio ho gli ostacoli. Però i piatti arrivano sempre interi. Roberto ha fatto un pasticcio di tonno e patate con le olive nere e poi ha servito accanto l'asparago. Io dico così perché ricordo che il tonno era l'elemento re della gara. Grazie comunque per aver sottolineato la crocca. Così andiamo alla vita. Infatti, secondo me, devono essere due elementi separati questi nel piatto. Ovvero questo è saporito, è buono, è delicato anche.
qui c'è l'olio al tartufo che secondo me rovina tutto, perché si sente solo quello, sia all'olfatto che al gusto. Quindi magari mangiati divisi, non in abbinamento, sono perfetti. Quando inviti qualcuno a casa, un paio di scarpe in omaggio e poi presto come antipasto freddo e l'asparago come antipasto caldo. Potrebbe essere l'idea di Chiara. Tant'è vero che mi prendo solo il tuna con l'olivaus. Senti che questo mix fra inglese e olivaus, cos'è? Greco, dialetto, no? Dei paninari. Olivaus. Io so che se mangio questo poi sa tutto di tartufos. Per cui tartufos spagnolo. È spagnolo. Bene. A me basta così, devo dirti. Beh, il limone lo vuoi? No, grazie. Fiammetta. Mare e pinetta. Sempre che tornando. C'è la pinetta e... Ma voi in pinetta trovate l'asparagi e il tartufo, non ho capito. Al ristorante, c'è. No, sì. Alla pinetta. Il tartufo. Mare e pinetta. E poi il tartufo che fa... Pineto o comunque bosco. Io ti amo, sai, perché quando dici queste cose mi mandi in un viaggio sensoriale. Cioè, la vedo. Non è un piatto, sono ingredienti, degli elementi completamente separati che casualmente si sono incontrati un giorno in un piatto. Allora, si sono conosciuti e hanno detto: che facciamo? Andiamo d'accordo oppure no? Ma il tonno è arrivato lungo, è entrato in pineta. Diciamo così. Vabbè, votateli adesso. Piatto di Adelaide, da 1 a 5. Il tonno in pineta. Allora. Ecco. Ti è piaciuto il ceso? Sì. Bene. Il tonno e asparagi di Roberto. Io lo so, Per 10 a 5 vince la prova Adelaide. Oh, brava! Oh. 17 a 8, la zia. Un numero fortunato il 17. Sì, però per ora sei sotto 17, Non è male. Allora, mi raccomando, c'hai ancora tempo. Adesso scegli fra tiramisù e polpettone. Beh, abbiamo fatto... Siamo al dolce, quindi direi tiramisù. Siamo al dolce, tiramisù, poi il mascarpone vedo che ti piace. Bene, è il tiramisù, l'ingrediente della prova di presentazione. Il tiramisù. Devo trovare ancora una persona che dice che non gli piace. È il dolce più famoso all'estero, italiano all'estero. Si rielabora in mille modi, infatti qua abbiamo della frutta rossa, abbiamo della scaglia di cocco, formaggio, abbiamo addirittura del tofu, crema, vari tipi di biscotti. Voi dovete elaborare a vostro gusto e piacimento un bel tiramisù. Vi ricordo questo, state più attenti alla forma che alla sostanza in questo caso, perché è una prova di presentazione. Sicuramente conoscendoli li assaggiano, però pensate a quello. Ci siamo? Non vi faccio andare in dispensa, avete tutto davanti, avete 6 minuti di tempo per fare il vostro tiramisù. Via! Allora adesso Riccardo Rossi vi spiegherà a tutti cos'è il tofu. Sì. Il tofu è un formaggio che viene dato per le diete. Uno lo assaggia la prima volta, lo butta e non lo compra più. Questo è il tofu. Finito. Va bene? Ed è un formaggio a base di? Di formaggio, di latte. Di latte, di soia. Di soia. E il tempè? Che abbiamo detto prima? Il tempè è quel tè servito in un certo, in una certa procedura. Spiega, se la Riccardo. E che prevede l'ingresso in casa di due dervisci che ti chiedono ballando: gradisce del tempè? Preferirei di no. E vanno via. Questo è il tempè. Ok, non ti chiedo cos'è il seitan perché la facciamo lunga. È una gag. Allora, per uno che mangia macrobiotico, sentire queste cose, insomma, ti impazzisce il tiramisù. Tu usi il tofu invece per fare la base del tiramisù. Sì, uso il tofu perché diciamo mi è capitato spesso di farlo per i miei amici, siccome il tiramisù è un dolce buonissimo, ma spesso e volentieri magari è abbastanza ipocalorico, quindi lo rendo diciamo bellissimo alla vista e leggerissimo. Diciamo leggerissimo poi comunque per quanto riguarda l'effetto diciamo finale. Ok. E poi ci metti frutti rossi. Poi mettiamo i frutti rossi, però alla fine per decorare, e dei cornflakes. Qua?
qui facciamo strati, frutti di bosco, la crema classica del tiramisù e i pavesini invece con il caffè. La crema classica, cioè crema pasticcera? No, crema di mascarpone, uovo. Zucchero, ok. Zucchero. Ti lascio lavorare. Sul tiramisù non c'è da dire tante cose, perché ognuno lo fa con le sue dosi. Io vi posso dare un consiglio per renderlo più sano, più digeribile e anche più sicuro, specialmente nei periodi un po' caldi. Invece che va messo l'uovo, il tuorlo con lo zucchero, montateli a bagnomaria. Quindi con la vostra dose classica mettete i tuorli d'uovo e lo zucchero su un pentolino, in una bacinella sopra un pentolino con l'acqua bollente, quindi il vapore arriverà a pastorizzare l'uovo, ve lo monta, quindi il tiramisù viene molto più leggero, l'uovo viene pastorizzato, è molto più sicuro, più digeribile e anche molto più soffice. Poi, se non volete utilizzare il bianco perché sa di albume crudo, potete aggiungere o un pochino di panna montata per alleggerire, oppure metà dello zucchero lo sciogliete in acqua, lo versate caldo sugli albumi mentre li montate, così anche quelli saranno cotti. Quello è il vero tiramisù da pasticceria, molto buono e più leggero. Sapete dove è nato il tiramisù e me ne vanto? Da mia sorella. La tua sorella? Tutti dicono il tiramisù come lo fa mia sorella, non lo fa nessuno, quindi secondo me l'hanno inventato le sorelle di chiunque. Ok. Invece tu. Allora, metodo dei pasticceri senesi, quindi toscano come me, sì, me ne vanto un po' nel 1600. Perché era rimasto dalla Rò. Gli era rimasto? Era di risulta pure questo, no? No, chiedo. No, era per un'occasione, c'era una visita importante e hanno inventato un dolce nuovo con i savoiardi. Quindi ho capito. Oh, tu come lo fai? È un dolce che forse all'inizio era anche carino, adesso non trovi altro che il tiramisù, perché si fa in fretta, che un dolce pesantissimo tirami giù alla fine di un pasto. Quindi non chiedermi come lo faccio, perché alcuni lo fanno molto depurato, no? C'è qualche chef che prova a farlo alla sua maniera, però è l'insieme dei sapori che mi ha seccato. Oggi è abbastanza carino perché è fatto con la frutta, allora speriamo dopo di migliorare. Dopo vi do un'altra idea carina che si fa ancora più velocemente, proprio voglio sentire Chiara che di tiramisù ce ne saranno 12 milioni. Poi io parere contrario, nel senso che io non potrei vivere personalmente senza tiramisù, è un dolce che adoro e ad esempio non amo molto queste versioni alleggerite. Okay. Perché per me il tiramisù ti piace ignorante. Sì. Okay. Deve essere fatto proprio col mascarpone, il cioccolato. Adesso lo fanno tutti con i frutti rossi o comunque con la frutta per alleggerire. Io ve la butto lì, perché adesso stanno entrando un po' anche in casa queste attrezze. Esiste il sifone. Come no? Il classico vecchio montapanna che ora gli chef usano per altre cose, dove in 5 minuti si possono mettere degli elementi dentro un mixer, frullarli, utilizzando anche del latte, dei formaggi acidi, tipo un quark, tipo della ricotta, eccetera. Mettere il caffè, lo zucchero, le uova all'interno, quindi si frulla tutto, si fa un composto molto più liquido, però questo tipo di composto all'interno del sifone soffiato prende questa spumosità e quindi hai la consistenza a bocca vellutata, gonfia, ma in realtà è molto più leggero. Accompagnato 30 da secondi di vodka. Quattro vodka poi bevute così a shot. Tutto così. Comunque oggi abbiamo scoperto che come Riccardo Rossi non vive senza matriciana, Chiara non vive senza tiramisù. Dobbiamo trovare il piatto di... Io già l'ho capito. Dimmelo, dimmelo. Foie gras e champagne. Come? È vero. No, tu hai detto un'altra cosa con lo champagne. Cosa hai detto? Pazzesco. Pollo freddo e champagne. Pollo freddo e champagne. Un applauso a Fiammetta Fagna. È un'altra classe. A me piace mortadella e champagne. Buono, pollo freddo e champagne, top. Dovete impiattare, anzi imbicchierare a questo punto e mettere qua sull'alzata. Allora, qui abbiamo cocco. Io so già cosa dirà Fiammetta. Io so già il commento di Fiammetta, riscriverlo in una busta. Io faccio un commento sul suo abbigliamento. Di lui, che suo mi sembra chicchissimo. È molto il suo abbigliamento, chic. Un uomo che sta in cucina. Facciamo così, con la cravatta. Tre, la cosa due, è veramente chic. Uno, andiamo. Attenzione, voilà. Sta arrivando. Vabbè, comunque lui lavora in un negozio di moda, comunque, quindi. Sì. Ora devo portarli io là a questi, Uno allora. Uomo di poca fede. No. Poca e malmessa. No, perché ti taglia la strada. Allora. Questo è il piatto di Roberto, il bicchiere di Roberto, il tiramisù di Roberto, al tofu. Questo è di Adelaide. Non ve li bevete subito, avete il tempo per pensarci, perché noi andiamo un pochino in pubblicità e poi torniamo a Cuoche e Fiamme e vediamo chi vince la gara di oggi.
Siamo tornati in studio a fuochi e fiamme, più che in studio in cucina. Per ora sta vincendo Adelaide. L'ultima prova era quella dell'elaborazione del tiramisù. A dire la verità, il tiramisù non c'è. Hanno utilizzato, diciamo, gli ingredienti base per elaborarlo a loro modo. Adesso passiamo alla vostra critica. Questo è il tiramisù di Adelaide. Ha messo del cocco in scaglie, dei frutti rossi e ha alternato i biscotti spezzati con la crema classica al mascarpone. Okay, quindi alla fine è comunque un tiramisù particolare, nel senso rivisitato in qualche modo. Per me c'è l'elemento essenziale che cerco io nel tiramisù, cioè l'abbondanza. Quindi vedo la crema anche in dosi comunque massicce, il frutto per alleggerire un po' e per colorire. Beh, è bello, io in un buffet lo prenderei sinceramente. Ok, il servizio in bicchiere ti piace? Sì, che va senza piattino sotto. Esatto, così. Riccardo Rossi. Allora, no, questo... te lo rimetto perché Riccardo è abituato. Allora, io devo dire che vedendo questo bicchiere di tiramisù è proprio il piatto sul quale mi affonderei così, facendo schizzare tutto in aria velocemente. Non amo molto il cocco proprio sopra, lo trovo ossio, perché sulle prime sembra parmigiano, no? Io lo vedo ovunque il parmigiano. Esatto, e quindi dico, però devo dire che è molto grazioso. Ti piace? Ti ammetta. Sai, viva l'abbondanza, qui c'è una distonia, sì, fa pasto. C'è una distonia tra le donne che cucinano piatti molto pesanti, ricchi di calorie, e invece gli uomini che sono molto più morigerati sulle calorie. Si vede che però serve, no? Se una si trova un marito, poi lo fa ingrassare, così sta buono fuori, sul divano, sale ogni esce. Tentazione, l'aspetto è grazioso. Perché cena lo serviresti? Tipologia di cena, romantica, veloce, tra amici? Bambini. Posto. Perfetto. C'è il giro largo e vi porto il piatto di Roberto, che ha usato il tofu. Sì, anche da vederlo, effettivamente sembra un tiramisù light, nel senso che, dicevamo prima, ci sono i cereali sotto, sembra quasi yogurt, sembra una coppa di yogurt con la frutta, quindi è una cosa, sì, quasi da colazione, non dà l'idea del tiramisù, è in voglia a mangiarlo, però non dà l'idea del tiramisù. Vabbè, non si capisce bello. Che è un tiramisù, sì. Però, insomma, questo non ti tira giù, come ha detto Fiammetta. È dolce. Dunque, mai. Io devo ricordare che questa è una prova di... presentazione sul tiramisù e rielaborazione del tiramisù, che quindi questa presentazione mi sembra più diciamo elegante dell'altra, perché questo Natale che ritorna con quel pungitopo finto e questa neve sul ciglio dell'asfalto, con questo provo è ripartito fare, bene, poi io sono crollato miseramente. Però devo dire che questo bicchiere utilizzato così, ti devo dire che mi intriga, devo dire la verità. Ok, la prova era di presentazione, l'hai sottolineata, e poi mi dici che era bello il bicchiere. Esatto. Mi piace questa critica. E la neve sul ciglio della strada era... È molto grazioso, però non lo ha curato molto, no? Qui ci si vedono i cornflakes sotto, è un po' pasticciato, però è allegro. È un piatto allegro e anche questo però lo terrei per una merenda dei bambini. Bambini cicciottini, così qui dimagriscono. Chiara, metti sezione bambini, sì, tutte esatto, e due le ricette. Tutte e due. Adesso le votate però, sempre da 1 a 5, okay. Il piatto da Adelaide. Il tiramisù al cocco. Il piatto di Roberto. Il tiramisù al tofu. Per 12 a 10 vince Roberto con il tofu la gara. Bravo, hai usato. Bravo, 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 bravo. Però la puntata l'ha vinta Adelaide. Per 27 a 20. La zia ha vinto. No. E si porta a casa una moto da corsa truccata. No, il kit di Cuochi e Fiamme. Lo zaino. Ha vinto lo zaino. Con tutti gli strumentini di Cuochi e Fiamme per fare a casa tutte le cosine per tenerti buono il tuo ragazzo. Ok? Allora, voi avete mangiato finora, voi avete cucinato.
io ancora non ho mangiato niente, quindi venite con me che io mi assaggio i vostri dolcini. E vi saluto con dolcezza. Cuochi e Fiamme vi aspetta qua per la prossima gara. Ciao! Allora, provate tutti, divertitevi. Allora, bravi tutti. C'era lui, sì. Complimenti, Adelaide. Grazie. Eccoci qua. Massaggio che è buono. Però, io proprio non ce la faccio. Fidati, buono. Ma questo è proprio con tutto l'affetto. Lì che è parmigiano, no, era la propria cosa. Cocco. Pecorino. Cocco. Mi sa bene. Buono. Tutti vogliono provare. No.